Ciao gente, allora torno con un video che praticamente stanno facendo tutti. I regali di Natale. Primo regalo di Natale è, ta-da! È da parte dei miei, praticamente mi hanno regalato i soldi e in più mi hanno scritto una bellissima e commovente letterina, ovviamente dell'UNICEF, un bel po' di soldini per me che ho già prontamente messo da parte, e non tutti ma una parte li ho spesi per una buona causa. Poi, andando avanti, parlo subito di queste due cose che mi sono state regalate. Questo qui da mia zia, dalle nipotine, kit di Kiotis, non so se conoscete questo brand. In questo kit praticamente ci troviamo tre prodotti. Allora, il primo è questo gloss trasparente. Mai provati questi prodotti, quindi è la prima volta. Sa tipo di lampone. È pure profumato, non è male. Poi questo matitone rossetto, non è male. Mi piace perché, vedete, è leggero leggero, quindi non è proprio, posso utilizzarlo anche come gloss, quindi non è male, mi piace questa cosa. E infine c'era questo qua, che praticamente questo qui è un eyeliner semplice nero con la punta normale in feltro, quella piccolissima. Ah, il nero è bello intenso, è molto intenso come colore. Buono buono buono. Poi, sempre dello stesso brand, mia zia mi ha regalato questo kit per il corpo. Questa è la spugna, molto carina. Questo è il bagno schiuma, sono 200 ml. Devo essere sincera, all'inizio io pensavo fosse lime, queste cose qua, e invece no, ho scoperto che è limone e menta come fragranza. Non sembra male, e a sto punto inizio subito a utilizzarlo, perché se non mi piace almeno lo finisco subito. E poi c'è questo qui, che è uno scrub. Voi sapete che io amo gli scrub di Sabon, però come si dice, a caval donato non si guarda in bocca. Vedete, è tipo gel, non lo so se è chiuso. Sì, è chiuso. Non ve lo posso far vedere perché è chiuso, però comunque voglio provare a utilizzarlo subito, perché se mi piace bene, se no lo utilizzerò per le mani. Sapete, anche per le mani può essere sempre buono un prodotto del genere. Prente dice che è un esfoliante purificante effetto ghiaccio, oli essenziali dinamizzanti, limone e menta. Curiosa. Questo è il brand, se vi interessa ve lo prendete, perché questo qui praticamente è un brand che lavora tipo come Avon, ve lo dico. Poi, primo regalo che in realtà mi era già arrivato, però ho aspettato a mostrarvelo, è da parte di Lidia. Allora, di solito io sono tipo comunque che si affeziona presto e tutto quanto. Devo essere sincera, con Lidia è nata questa amicizia che io te lo dico adesso, tesoro, però in realtà te lo dovrei già dire da tempo. Cioè, io adoro questa persona, cioè con lei è nato questo rapporto che mi piace tantissimo, perché mi sento come se mi facesse da sorella maggiore, e l'adoro. Cioè, con lei riesco a parlare stranamente, riesco subito a parlare di tutto, riesco a essere me stessa. Poi soprattutto mi piace il confronto che riesco ad avere con lei, e mi piace perché mi apre tantissimo gli occhi. Soprattutto mi è stata parecchio vicina adesso, e io ti ringrazio perché veramente, cioè, mi hai dato un supporto, mi hai fatto capire certe cose, e in più mi sei sempre vicina. Veramente grazie, perché io sono felice, perché il più bel regalo di Natale che ho ricevuto è proprio l'amicizia tua. Quindi io sono veramente contenta del rapporto che sta nascendo, e soprattutto che c'è tra me e te. Quindi di questo veramente, tesoro, un bacione enorme. Mi ha regalato questo bellissimo portachiavi, come vedete a forma di farfalla. Ed è molto significativo il fatto che mi ha fatto questo regalo, perché è un suo augurio nel riuscire a realizzare il fatto di andare a vivere da sola. In più, bellissimo, mi ci ha fatto incidere il nome. Adesso non riesco a farvelo vedere, però c'è comunque il mio nome completo. Questi sono i regali che ti fanno capire quanto una persona ti ascolta veramente. Il fatto che mi ha fatto la farfalla, me l'ha regalata racchiudendola in un oggetto che comunque può essere di buon augurio, buon auspicio, e speriamo, perché allora sei sempre invitata, tesoro, veramente. E in più la cosa bella che mi ha regalato anche il fattore di aver inciso il mio nome completo, perché sa quanto io gioco sul fatto di dire che io ho un lato buono e un lato cattivo. Sa quanto io gioco su questa cosa, cioè mi ascolta parecchio. Quindi, cioè, non c'è regalo più bello di una cosa del genere, quindi veramente adoro adoro adoro. Poi, altro regalo bellissimo
bellissimo da parte di Manuela e Samuele con i piccoletti. Mi hanno regalato questa bellissima tazza perché ovviamente sanno quanto amo prendere le tisane come loro. E la bellezza di questa tazza, io ve l'avevo fatto vedere tramite Instagram insieme a un set completo di tè che mi hanno regalato, che mi hanno dato una scorta enorme che non finirò mai adesso. Grazie al calore dell'acqua fa andare via questo fumetto nero dove c'è scritto Merry Christmas. Quei regali secondo me molto simpatici, e anche questo un regalo molto significativo perché comunque sanno quanto adoro prendere il tè e bere le bevande calde d'inverno, quindi veramente grazie tesori. Un bacione anche a voi. Direttamente dal letto, perché veramente è stato un regalo apprezzatissimo da parte di mia cugina e i miei zii mi hanno regalato questi calzettoni veramente stupendi che io oramai utilizzo sopra al letto perché praticamente magari mi piace sdraiarmi, guardare le serie TV in questo modo e mi rendo conto che ho sempre i piedi gelati. Io purtroppo è l'unica parte che mi si gela subito. Loro mi hanno fatto questo regalo, è stato veramente apprezzatissimo perché dentro, cioè, sono strariempiti. Ci potrei andare anche in giro per casa perché vedete sono antiscivolo, però non posso perché con Derek che perde un sacco di peli è assurdo, però comunque apprezzatissimi. Guardate che carini dietro, hanno questo fiocchettone di velluto rosso stupendi, quindi veramente belli belli belli. Poi altro regalo, un libro. I miei zii insieme a mio cugino mi hanno regalato questo bellissimo libro che guardate, cioè è qualcosa di meravigliosa la copertina. Mia zia ovviamente ha sentito mia madre e gli ha detto ok, lo prendo io, non glielo far prendere. Sono molto contenta che mi ha preso questo libro perché io non ho mai letto niente di Stephen King e io quest'anno sono entrata in fissa che volevo assolutamente leggere It. It è un bel mattone, ma veramente tanto grande. Partiamo con una cosa che è sempre un bel mattoncino, però ho detto voglio partire con una cosa che mi piace veramente tanto e questo la trama mi piace veramente tantissimo perché sembra una specie di C'era una volta. Quindi la classica favola e cose varie, ma in realtà ha uno stile molto King, cioè vale a dire è molto tetro. Contate che la trama è principalmente basata all'interno di una prigione psichiatrica dove ci sono prostitute, ladre, tossiche, dipendenti, però in versione un po' thriller. Tutto si basa sul fatto che una notte arriva una telefonata dove una ragazza racconta di aver visto i propri amici essere uccisi da una strana donna con una forza sovrumana, dove al tempo stesso però succede che una donna di queste mezze malate dentro questo istituto psichiatrico raccontava che sarebbe arrivata questa fantomatica donna, nonché la regina nera. Quindi capite già che la trama è un mezzo giallo thriller però, perché c'è un qualcosa di fiabesco però molto tetro, cupo. Quindi ho detto per cambiare, voglio leggere questo libro, vediamo com'è. Poi mi piaceva molto la struttura del libro, perché non vi aspettate di avere i classici capitoli, cioè i capitoli arrivano così all'improvviso, era meno strutturato, è più invece che non te lo aspetti, quindi letto il capitolo 1 ti arriva di botto il capitolo 2, non, dici ma non c'è un ordine, quindi già quello mi piaceva tantissimo. Però comunque io adesso vi ho messo il sondaggio su Instagram, fatemi sapere quale volete che io legga per primo, perché sto già vedendo che praticamente siamo arrivati pari. Perché dico questo? Perché io quest'anno mi sono regalata un libro. A differenza di tante altre cose che magari mi sarei voluta regalare, io quest'anno mi sono regalata un libro, ovvero Caraval. È un libro che mi ha attratto da subito. Ok, sono partita dalla copertina, ho detto lo voglio leggere. Dietro c'era questo biglietto creato così in stile un po' vintage, un po' semi invecchiato, quindi mi piaceva ancora di più. E in più, gente, cioè quando l'ho aperto ho detto no, questo libro deve essere mio. Guardate lo stile di impaginatura, c'è la decorazione per ogni nuovo capitolo così. In più è numerato e ovviamente intorno al numero c'è questa decorazione con i soli. Poi avete queste pagine in più che sono veramente spettacolari, che io non ho capito ancora a che cosa servono. Avete anche questo genere così. Mi piaceva tantissimo fino a che ho detto ok, leggo la trama, leggo di che cosa parla. Partiamo col discorso che era una storia basata su due sorelle che vivono con un padre che è praticamente un orco, cioè
veramente severo perché decide lui per loro la loro vita. Queste due sorelle si chiamano Rossella e Tella, che vivono insieme al loro padre in un'isola apparente sperduta. È come se vivessero in esilio. A un certo punto il padre decide di organizzare e forzare Rossella a sposarsi, fino a che non arriva praticamente un biglietto di partecipazione a Caravel, perché Caravel praticamente è una sorta di mondo spettacolo dove partecipano attivamente le persone, che però ha il potere di farti confondere la realtà con la fantasia. La reale protagonista è Rossella. A Rossella arriva il biglietto di partecipazione a Caravel. Nel momento in cui decidono, grazie a un marinaio, di partecipare a Caravel, che le aiuterà a fuggire quindi da quest'isola, quindi anche dal padre, però si capirà che Rossella, nel momento in cui gli viene rapita la sorella, dovrà andare alla ricerca della sorella, cercando però in tutti i modi di non confondere la realtà con la fantasia, che sia con la sorella. E questo è un racconto che verrà strutturato in 5 giorni. Ho detto lo voglio assolutamente prendere. Poi parte con questa cosa qui, che c'è una mappa. Adoro, adoro, adoro tutto di questo libro, la grafica, l'impaginazione, mi piace tantissimo. Certo, vi dico subito che l'impaginazione, cioè, è così, eh. E anche se sono 423 pagine più altre 2 pagine di ringraziamenti, io sinceramente ho detto ce li voglio spendere i soldi. Quindi proprio per questo, gente, fatemi sapere quale volete che vi leggo prima. Fatemi sapere se leggo o Sleeping Beauty o Caravel, così so con quale partire, anche se già forse ho la mia scelta, ma sono ancora indecisa. E niente, gente, io dopo avervi detto le trame dei libri e dopo avervi mostrato i miei regali di Natale, spero vi sia piaciuto questo video. Vi mando un grossissimo augurio di buon anno, di chiusura dell'anno. Io non so voi, ma io veramente gli do un bellissimo calcio nel sedere e spero di entrare in un anno migliore e più fortunato, felice, sicuro e deciso anno nuovo. Vi mando un grossissimo bacio, al prossimo anno e ciao!